Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Il 29 aprile un asteroide passerà vicino alla Terra. Ne parliamo con un astrofisico di fama mondiale a cui è stato dedicato anche un pianeta, il professor Guido Cossar. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, se ne stanno dicendo veramente tante su questo asteroide che passerà vicino alla Terra. Ma esiste un reale pericolo oppure no? No, pericolo vero non esiste assolutamente. È vero che dal punto di vista della definizione viene classificato come asteroide pericoloso, ma questo è solo una conseguenza di quella che è la sua definizione. L'asteroide passerà a una distanza tale che assolutamente non ci può dare nessun pericolo. Sono scale diverse, tanto per avere un'idea, la distanza Terra-Luna è di 384.000 km. L'asteroide passerà a milioni e milioni di chilometri di distanza, quindi assolutamente non c'è nessun rischio. È classificato come pericoloso perché è dentro un raggio tale per cui per definizione tutti questi vengono considerati così. Ed è vero che in un futuro molto, ma molto lontano, si parla di milioni di anni, la sua orbita potrebbe subire qualche leggera modifica e quindi da qui, però ripeto, a qualche milione di anni di distanza potrebbe anche effettivamente avvicinarsi in modo veramente pericoloso, ma di sicuro non capiterà nulla il 29 aprile. Quindi queste generazioni non corrono alcun rischio. Assolutamente. Si potrà vedere qualcosa? Si noterà un qualcosa, vista la distanza? Non credo. Si potrà, però bisogna essere già un po' esperti, nel senso che non è visibile comunque a occhio nudo, quindi non si può pensare di mettersi in balcone e di vedere l'asteroide che passa per il cielo. Questo purtroppo no. Purtroppo, anzi per fortuna, perché se lo si vedesse vorrebbe dire che la distanza è tale da creare qualche rischio. È necessario un telescopio, un piccolo telescopio, però un telescopio già dell'ordine di un diametro di 15-20 centimetri, quindi già una cosa un po' al di sopra di quei piccoli telescopietti che qualche volta si comprano giusto per iniziare, giusto per vedere la Luna, gli anelli di Saturno. Non è impegnativo, ma è già un telescopio medio e poi bisogna sapere anche come puntare, bisogna individuare la zona, è quella della costellazione dell'Ariete, quindi bisogna riuscire a identificare, puntare il telescopio in quella zona, spostare e vedere comunque quello che poi rimane un puntino. Per percepire il movimento bisogna rimanere per parecchio tempo al telescopio, cioè non è che uno lo veda comunque anche con il telescopio in transito, che uno veda un corpo che si sposta. Per rendersi conto che si sta muovendo, comunque è necessario osservare a lungo o addirittura prendere una foto e lasciare la foto l'otturatore aperto per parecchio tempo. Quindi l'osservazione in teoria, la risposta è sì, si può fare, ma richiede già una certa esperienza. Lei ha una bella collezione di resti di asteroidi. Vuole farci vedere qualcosa e Perché spiegarci le differenze? questo fortunatamente non ci toccherà, però ogni tanto scende qualche cosa, a volte anche dei corpi grossi come quello di Tunguska, che per esempio all'inizio del secolo scorso ha devastato un'intera zona della Siberia. E effettivamente la collezione di corpi che vengono dal sistema solare o da altri pianeti addirittura è abbastanza interessante. E ci sono effettivamente delle meteoriti che sono molto belle. Io ho portato qualcuno in modo da potervi mostrare. Questo è un tipo di meteorite particolare, sono quelle più rare, perché si vede un fondo che riflette, che è fatto di ferro nichel, e poi all'interno ci sono dei cristalli colorati di olivina sostanzialmente, però sono materiali che cristallizzano. Queste meteoriti sono relativamente rare proprio perché sono composte da più materiali. Le più comuni sono quelle che sono solo ferrose e in realtà si chiamano così, ma sono una lega di ferro-nichel, quale per esempio questa che è stata trovata in Argentina, è una delle più famose, il cosiddetto campo del cielo, oppure una che è stata trovata in Russia, Silkote Alin come zona, e anche questa è una meteorite totalmente fatta di ferro-nichel.
E quindi d'altra parte lo si vede anche da come riflette la luce. È anche interessante notare che ci sono delle meteoriti che poi vengono tagliate, sezionate per mettere in luce alcuni particolari. Per esempio, questa è una condrite, si chiama, perché ha nel suo interno delle condrule, che sono quelle palline che poi vengono tagliate, sezionate e rimangono quelle macchioline luminose che vedete nell'interno, chiaramente diverse rispetto alle altre. Sono parti anche questo di ferro-nickel. All'inizio, quando si è formato il sistema solare, esistevano parecchi di questi materiali e quindi queste cosiddette palline erano piuttosto comuni, poi sono rimaste conglobate e quando vengono tagliate producono questo effetto. Questa è un'altra di quelle mesosideriti, quindi diciamo una che ha una composizione tale per cui nell'interno si vedono i cristalli e la parte esterna invece è totalmente di metallo. E poi esistono le tectiti, che sono comunque dei corpi collegati alle meteoriti. Le tectiti sono fatte di materiale terrestre, ma sono dovute all'impatto di una meteorite. Quindi quando la meteorite colpisce il suolo in modo molto forte, molto violento, si alza materiale che è terrestre, che fonde e poi si risolidifica e quindi sembra esteriormente una meteorite, ma in realtà è formata da materiale terrestre, connessa sempre comunque a un impatto. D'altra parte le stelle cadenti, quelle che noi chiamiamo così comunemente stelle cadenti, non sono altro che corpi che entrano nell'atmosfera della Terra e a contatto con l'atmosfera producono questo effetto, lasciano una scia molto grande, un corpo anche piccolissimo, submillimetrico, però è in grado di produrre già una scia, a patto che arrivi con una velocità sufficiente. Davvero affascinante, stupende. Come stavo dicendo nell'introduzione, come ho detto nell'introduzione, a lei è stato dedicato anche un pianeta? Sì, ho avuto questo onore da parte dell'Unione Internazionale, dell'International Astronomical Union. Soprattutto mi fa molto piacere che tutto questo sia avvenuto per degli studi che ho fatto nel campo dell'archeoastronomia. Questo pianetino mi è stato dedicato nel 2005 e oggi l'archeoastronomia è una scienza ormai accettata da tutti, ma in quel momento non era ancora così diffusa, nel senso che venivamo, non dico presi per stregoni, ma venivamo un po' considerati ai margini della scienza ufficiale e quindi questo riconoscimento da parte di un organismo internazionale è stato motivo di grande soddisfazione, perché non era solo un riconoscimento personale, ma era anche un riconoscimento al fatto che comunque l'archeostronomia è una scienza a tutti gli effetti. È il 4993 COSAR e è interessante perché poi potendo cercare un link sulla NASA, dove è possibile comunque trovare anche le informazioni su questo asteroide che il 29 aprile si avvicinerà alla Terra. Però è possibile anche trovare i parametri orbitali, la posizione del pianetino COSAR, quindi questo chiaramente è motivo di piacere. Certo. E tra l'altro lei è anche autore di libri e di volumi, diciamo, relativi alla materia. E doveva anche venire a Rivarolo prima che esplodesse la pandemia per una conferenza. Sì, purtroppo è capitata proprio nel momento più sfortunato e quindi giustamente gli organizzatori hanno dovuto rinviare il tutto. Questa serata doveva essere dedicata appunto al libro più importante di archeoastronomia che ho scritto, che è Cieli Perduti, edito da UTET. E Cieli Perduti è un po' una raccolta di tutti quelli che sono i siti più importanti al mondo e anche di quelli che sono i criteri, le motivazioni che fanno sì che l'archeoastronomia sia così importante. Adesso c'è un'opera in cantiere? Sì, sto lavorando su un'opera particolare, perché nell'ambito dell'archeoastronomia si trova tantissimo materiale sull'astronomia dei Maya. Giustamente, un'astronomia estremamente avanzata, avevano delle capacità di calcolo, di previsione che erano sicuramente eccezionali, ma vengono un po' sottovalutati gli Aztechi. Allora, questa opera è sul cielo degli Aztechi per dimostrare che in realtà non avevano assolutamente nulla da invidiare ai Maya. E chissà perché l'astronomia dei Maya è così diffusa e ci sono tantissime conferenze, opere di divulgazione, testi, e invece sugli Aztechi, che erano altrettanto bravi, altrettanto ferrati in astronomia, c'è molto meno, e quindi l'opera che sto preparando è sull'astronomia degli Aztechi.
Ci auguriamo allora di poterla leggere al più presto e di poterla avere ospite qua in Canavese per illustrarci. Volentieri, appena sarà possibile, dovrò poi anche recuperare questa serata che avevo promesso. Certo. Per adesso la ringrazio per essere stata in collegamento con noi e quindi stiamo tranquilli per l'asteroide e lo seguiremo sul sito della NASA di cui daremo il link. Grazie a voi, grazie a voi. Ci vedremo Grazie, sicuramente dopo il 29 aprile. a presto. Presto. E voi continuate a rimanere sintonizzati su Obiettivo News e Obiettivo News TV. Buon proseguimento di giornata.